Gianni Colacione per Liberi TV, oggi è 14 marzo 2014, siamo in compagnia di Laura Palmieri, che è una amica, una compagna, ma è anche un'artista. E è un'artista che sta esponendo in una galleria, in uno spazio in via Virgilio Eugenio, a 60, una mostra intitolata Obiqua. C'è un libretto con dei testi a cura di Simonetta Lux, a cui io lascerei perché sono incompetente la spiegazione di questo nome, però ovviamente abbiamo qui l'artista, abbiamo qui Laura davanti a quest'opera che si chiama Roma o Morte. Ecco Laura, ovviamente ti chiediamo sicuramente l'accostamento, perché sono tutte immagini di animali con parti di Roma antica e non solo, ma insomma Roma e animali. Ci devi spiegare un pochino questo passaggio onirico o concettuale. Allora, sono contenta che tu hai citato il libro, perché ci sono questi testi di Beppe Sebaste e Simonetta Lux. Simonetta Lux ha curato la mostra, quindi abbiamo fatto insieme due cataloghi, un ebook che sta su internet, si può consultare attraverso lo spazio interno 14. E poi invece qui alla Nube di Hort, su via Principe Eugenio a Roma appunto. E queste opere nascono dalla passione di Christian Stanescu, che è il gallerista, che mi ha detto questo segreto, che lui ama molto il disegno romano e ama molto gli artisti romani. Siccome io ho una fissazione sull'arte a Roma, perché mi piace la comunità romana, mi piace questa stanchezza, questa noia, questa obsoleta vita, così che uno sta lì un po' lento. Lasciarsi vivere. Sì, un po' la difendo. Allora, in questo caso c'è questo senso sempre di inadeguatezza, no? E quindi gli animali che sono su questi edifici architettonici, che spesso sono dei cubi banalissimi, poi sempre sono dei capolavori, però sono dei cubi su cui si basa la civiltà, per cui ho cercato delle forme dove ci fosse del calore rispetto alla materia, al travertino, e le ho unite con questo calore della pelliccia, però con un senso anche di dire che qui è Mediterraneo, quindi ci sono, non so, lì c'è una chiesa pisana che sta in Sardegna, che è un'assurdità, con delle zebre sopra, perché questo è il Mediterraneo, cioè noi abbiamo sempre un rapporto particolare con questi animali meravigliosi, per cui c'è anche un rapporto col barocco, anche l'architettura razionalista ha avuto un rapporto col barocco, che è un'assurdità, no? E quindi mi interessava proprio questo dialogo tra un certo tipo di calore. Io ho raccontato che quando poggiavi la guancia alle fermate dell'autobus sul travertino al sole non era mai troppo caldo, però era caldo, quindi c'è un calore umano che ha questa. Quindi, e quando sono venuti degli amici francesi artisti mi dicevano: è marmo, tra di loro dicevano: guarda, è marmo, che è una cosa che per noi è normale, invece è marmo. E quindi anche Beppe Sebasti scriveva questa cosa di quanto questa cosa c'entri un po' con la tomba, con l'edificio mausoleo, quindi in questo caso Roma o Morte, che sono pentitissima perché un amico... Allora aspetta, adesso ci avviciniamo su questa... se tu prendi il microfono io faccio un po' il dettaglio, perché poi ci spieghi un attimino anche la tecnica del tratto, che è importante. Allora, la tecnica è disegno, quindi diciamo che l'inadeguatezza massima alla monumentalità e alla romanità e al senso anche della civiltà l'ha data Piranesi, no? Quindi l'idea era un po' di riprendere questo segno di Piranesi, che ovviamente il mio non ha niente a che fare, lui era bravissimo, però il fatto di lavorare con una tecnica del disegno anche su tela, perché questi sono un po' difficili perché sono fatti con pennino su tela, quindi il pennino ha difficoltà sulla tela, quindi... E in questo caso quindi c'è questo Roma o Morte, che doveva essere questo amico mi ha detto: ma perché hai scritto Roma o Morte? Era così bello Roma o Orte, e mi sono pentita perché era super bello. Però ormai è così. L'animale era un ippopotamo o qualcosa del genere? Sì, è un ippopotamo. Faccio sempre degli animali piuttosto feroci che però dormono, quindi c'è questo, diciamo, anche senso dello stare... Un pochino rispetto anche alla romanità di cui parlavi prima. Sì, anche sì, stiamo tranquilli, ecco.
Senti Laura, quanto dura questa mostra, dove ti si può poter raggiungere? Aprile, e si può vedere, no, adesso non so di preciso gli orari, mi sembra dalle 5. Il lunedì è chiusa, dal lunedì al venerdì, non li so gli orari, mi dispiace. Vabbè, insomma, comunque via Principe Eugenio 60 qui e poi anche in un altro posto? E qui c'è scritto fino al 3 aprile. E poi c'è all'interno 14 che sta via Carlo Alberto 63 ed è un'associazione italiana critici architetti che ha uno spazio espositivo appunto interno 14 dove fanno varie cose. E lì c'è un grosso disegno a grafite, poi ci sono molti disegni, un altro tipo di intervento perché sono due appartamenti attigui e hanno fatto questo tipo di... Senti, io ti chiedo se è legittimo fantasticare anche un po' sulla location qui del posto, che è l'Esquilino, quindi un connubio tra ormai diciamo provenienze fuori dall'Italia, perché ormai l'Esquilino è popolato da persone nate altrove, qualcuno anche di seconda generazione qui, quindi insomma in qualche modo questo ponte mediterraneo che si realizza in questo quartiere è un po' anche in queste opere. Sì, perché questo quartiere è stato il mio quartiere per molti, il mio rione, perché è un rione, ed è il rione che si chiama Esquilino, quindi non inquilini ma esquilini, erano quelli che venivano da fuori, stavano fuori. Quindi infatti avevo fatto una specie di libro per bambini con questo qui che era un ippopotamo che dallo zoo gli dicevano stai fuori come un balcone, perché lui aspettava a Porta Maggiore che venissero un ippopotamo e gli avevano detto guarda che passa solo da Porta Maggiore perché è la più grande porta di Roma, e quindi lui si era messo lì a aspettare un ippopotamo. E quindi c'è un po', sì, ho un forte legame con questo luogo e mi piace molto di lavorare sui monumenti che sono su cui affaccia casa mia, cioè non è che vado molto in giro, adesso ho fatto per esempio quando stavo qui la tomba del fornaio era a 100 metri da casa mia, la Lamazzoniana era di fronte a casa mia per due volte. E la chiesa di Saccargia, mio cugino mi diceva, quello mi ricorda la nonna perché nostra nonna ci portava sempre lì in Sardegna, e il Palazzo della Civiltà che è la groviera quadrata è stato uno delle visioni che ho avuto da bambina perché abitavo vicino all'Eur, quindi è sempre un posto, diciamo, non mi piace fare un lavoro di datori, insomma vedere tutti i monumenti come la grande bellezza, non ce la faremo. Va bene, perfetto. Allora, a questo punto in chiusura ricordiamo Obiqua di Laura Palmieri, venite tutti quanti, grazie Laura e ritrovarci su Libri TV. Grazie a tutti che hanno collaborato, Simonetta Lux, Beppe Sebaste, Luigi Prestinanza Puglisi e Cristian Florescu, Stanescu. Grazie.